Ciao cari amici di androidblog.it, un saluto ad Andrea alias il Bulgaro. Eccoci qui ancora in compagnia del mio Samsung Galaxy S3 per un ulteriore focus. Questa volta parliamo della gaming experience offerta da questo prodotto. Per fare un attimo mente locale di quelle che sono le specifiche del cuore di questo smartphone, vi ricordo che il processore è un processore Exynos 4, in particolare il codice è 4420. Ovviamente quad core con frequenza di clock a 1,4 GHz, mentre il processore grafico è il medesimo del processore Exynos del Samsung Galaxy S2, ovvero una GPU quad core Mali 400, che però per l'occasione su questo smartphone è stata portata a una frequenza di calcolo superiore, ovvero di 400 MHz. Per questo breve focus sulla gaming experience volevo mostrarvi tre giochi Gameloft dalle elevate qualità grafiche. Stiamo parlando di Asphalt 6, Modern Combat 3 e l'ultimissimo Nova 3. Partiamo da Asphalt e potrete vedere che il caricamento è veramente velocissimo. Qua adesso siamo già nel video introduttivo, che ovviamente è fluido, ma è una cosa normale anche su terminali dalle prestazioni inferiori. Passiamo oltre e vediamo che l'avvio è rapidissimo. Siamo già nel menu principale e accedendo a una gara, il caricamento della corsa sarà veramente velocissimo. Quindi, oltre che un'esperienza di gioco molto elevata in termini di qualità, anche tempistiche di caricamento veramente ottime. Qua ovviamente gestione dell'accelerometro. Adesso mi sono già schiantato perché stavo guardando in camera. Gestione dell'accelerometro, dicevo, molto precisa e reattiva. Quindi possiamo vedere esperienza di gioco veramente ad altissimo livello, grafica fenomenale e nessun, dico ovviamente nessun impuntamento. Usciamo da Asphalt e passiamo oltre. Passiamo ora a Modern Combat 3. Anche qui notate caricamento del gioco veramente rapido, facciamo una nuova partita. E diciamogli anche di giocare con il giroscopio, quindi per mostrare anche l'interazione con ulteriori sensori. Passando oltre dal video di presentazione, vediamo che comunque anche qui il caricamento si presenta veramente rapido, quindi tempi di attesa veramente ridotti. E vediamo che interazione con il giroscopio veramente precisa e fluida. Come vedete, qui non sto usando l'accelerometro, ma sto usando il giroscopio. Infatti, riconosce non solo l'inclinazione in questo modo, ma riconosce anche
la rotazione precisamente orizzontale. Quindi anche qui vedete effetti grafici degni di nota e qualità di esperienza di gioco molto fluida. Scesi dall'elicottero, qui ci troviamo effettivamente a muoverci e vediamo che anche qui l'esperienza di gioco è veramente di alta qualità. Fluidità di gioco molto elevata, precisione nei comandi veramente ottima. Adesso vabbè, sono morto anche perché è un po' complicato qua con la videocamera davanti, comunque penso di aver reso molto bene l'idea. Usciamo anche da Modern Combat 3 e passiamo all'ultimo del trio di questo Focus. E che è Nova 3, ultimo gioco per quanto riguarda i rilasci di Gameloft. Qua vedremo che anche in questo caso, nonostante che questo gioco rispetto agli altri due sia molto più pesante dal punto di vista soprattutto grafico, pesando circa 1 GB e 7 di dati da scaricare, vediamo che anche qua il caricamento è molto rapido. Questo qui, dicevo, dal punto di vista grafico è quello più elaborato e quindi ve vedremo. Quanto vedremo il processore grafico sfruttato e quindi impegnato ancora di più rispetto che negli altri due giochi e vedremo come l'esperienza di gaming non vada a cambiare, sia sempre fluida, fluida e precisa, reattiva, senza impuntamenti e con risultati in termini di grafica sempre eccellenti. Eccoci qui in azione. E vediamo che anche qui la fluidità del gioco è veramente ottima. Vedete qua, anche nelle fasi di combattimento con tanti nemici attorno, non si ha nessun rallentamento nell'esperienza di gioco, che rimane sempre ad altissimo livello. Vabbè, qua sono morto ancora, però diciamo che con questo video non si voleva andare a dimostrare le mie capacità di gioco in questi tipi di sparatutto mobile. Usciamo anche da Nova e quindi concludendo, possiamo dire che questo Galaxy S3 col suo processore quad core e il suo processore grafico anch'esso quad core Mali 400 a 400 MHz offre un'esperienza di gioco veramente di alto livello.
si abbina sia a grafiche eccellenti senza impuntamenti, assieme ad tempi di caricamento molto rapidi e che quindi vanno a diminuire di molto le attese durante durante le proprie sessioni di gioco. Quindi diciamo che per quanto riguarda il gaming, questo Samsung Galaxy S3 totalmente promosso e vi lascio con l'appuntamento ai prossimi focus. Ciao a tutti!